pensato a sbracciarmi in carica. Che abbiamo messo nel 1997 in ricordo dei nostri compagni di lavoro morti, mettiamo i fiori. Abbiamo messo i fiori che ricordano i nostri compagni di lavoro morti e naturalmente tutte le vittime dello sfruttamento. Si sente? Lo tiriamo. Prova, si sente? Giralo. Così si sente? Si sente un po'? Allora, noi siamo qui quest'anno per onorare i nostri compagni, ma è anche un impegno di lotta. Volevo solo ricordare che pochi giorni fa è scomparsa una nostra associata, si chiamava Erminia Barbisotti. Era una donna che ha sempre lavorato, che ha messo al mondo 4 figli, era associata del nostro comitato fin dall'inizio, da quando si è costituito nel 97, era una donna che già ragazzina l'avevano mandata a lavorare e che durante la resistenza, facendo la prestinaia, riusciva, mentre portava il pane ai nazifascisti nel Lodigiano, a portare anche il pane e comunque dei messaggi ai partigiani. È una donna che ha lottato per tutta la vita, ha fatto la mondina, ha tirato su 4 figli, gli ha insegnato ai figli i valori che sono quelli comunque della lotta, della giustizia sociale, e credo che questa associata noi dobbiamo essere fieri, perché è morta per un ictus, non ha mai lavorato in fabbrica, ma ha sempre sostenuto il comitato fin dall'inizio. Ora questo dimostra che il nostro comitato non è fatto solo da operai, tanti nostri compagni sono morti in questi anni, più di 100, e altri hanno preso il loro posto. Noi continuiamo questa lotta, oggi adesso siamo qui per onorare i nostri compagni e voglio solo ricordare alcuni dati. I dati che voglio ricordare sono che nel mondo ci sono più di 100.000 persone che ogni anno muoiono a causa dell'amianto, vuol dire che c'è un morto ogni 5 minuti, in Italia c'è un morto ogni 3 minuti, ci sono 8 morti al giorno a causa dell'amianto, senza contare le altre sostanze cancerogene. È una vera strage che continua impunita e se non si bonifica l'ambiente, se l'amianto non si toglie dai luoghi di lavoro, dalla città, dalle scuole, dovunque sono, dagli ospedali, si continuerà a morire costantemente. Ecco, io credo che noi dobbiamo lanciare un messaggio, che la lotta continua, perché vogliamo un ambiente migliore non solo per noi, ma vogliamo un ambiente migliore anche per i nostri figli e per i nostri nipoti. Adesso noi andremo verso il centro di iniziativa proletaria, dove faremo un'assemblea aperta, invito tutti a arrivare fino là. Oggi abbiamo l'onore, dopo 17 anni, di avere qua il sindaco di Sesto San Giovanni. No, non è ma noi della prima volta che abbiamo un sindaco alla nostra, di solito avevamo un assessore, avevamo dei rappresentanti del comune, però quest'anno abbiamo il sindaco, siamo contenti che il sindaco, la signora Monica Chittò, sia qua con noi e gli diamo la parola per un saluto, perché poi lei deve andare via e non può tornare a lui. Mentre noi poi torniamo là, ci sarà la possibilità a ognuno di dire la sua. Diamo la parola al sindaco. Grazie, ringrazio il comitato. Credo che sia un dovere per la città di Sesto San Giovanni portare il saluto qui per questa manifestazione e sicuramente per ricordare le tante vittime sul lavoro, vittime dell'amianto, come si diceva prima anche durante il corteo, non soltanto lavoratori ma anche cittadini, perché poi l'amianto, come dire, ha fatto la sua strage, ha continuato a penalizzare le famiglie quando gli operai tornavano a casa con gli abiti
sporchi delle polveri, dell'amianto che venivano lavati e quindi era in famiglia che poi anche si disperdeva questa polvere mortale. E quindi è un dovere per una città che è stata simbolo del lavoro ricordare queste persone, ma è anche un dovere sostenere le lotte affinché venga riconosciuto che quello che è accaduto è effettivamente una strage. La si vuole rimuovere, si diceva prima con l'onorevole Pizzinato, non si riconosce la strage perché non si vedono le macerie. Beh, diciamo che ci sono delle macerie silenti, delle persone che nel corso del tempo continuano a perdere la vita perché hanno lavorato in certi luoghi dove non c'è stata un'adeguata attenzione o addirittura non c'è stata proprio una volontà di bonificare quei luoghi. Si faceva anche accenno adesso, vi solo un minuto, anche a quello che può essere il ruolo oggi anche di un'associazione come questa, oltre a continuare a presidiare affinché il percorso della giustizia vada avanti. E quello cioè di bonificare anche l'ambiente. Da troppo tempo ormai c'è un continuo reiterare rispetto alle date entro le quali bisogna bonificare sia le abitazioni civili che i luoghi pubblici. Come città di Sesto San Giovanni siamo tra le poche città in Italia che abbiamo fatto veramente una sorta di catalogo di tutti i luoghi pubblici. Nelle nostre scuole abbiamo bonificato praticamente completamente tutti gli ambienti, li abbiamo messi in sicurezza e così pure per gli ambienti pubblici, ma non è così sempre per il privato. E allora che cosa fare? Perché l'amianto non si ferma lì dove, come dire, bonifichiamo uno spazio e dall'altra parte c'è un'altra casa dove magari appunto c'è un tetto che non è messo in sicurezza e ovviamente questo nuoce alla salute di tutti. Credo che questa debba essere una battaglia politica comune, non soltanto dell'associazione, delle istituzioni, dei cittadini, di tutti coloro che sono sensibili rispetto a questo tema, perché è un dovere nostro, un dovere che dobbiamo anche a tutte le persone che oggi qui ricordiamo. Grazie. Voglio ricordare che la nostra battaglia fa parte della battaglia che nel mondo, perché sono ancora paesi che producono l'amianto, e siccome noi siamo operai e siamo operai che lottano insieme ad altre associazioni, volevo ricordare che gli operai di tutto il mondo hanno gli stessi interessi e un solo nemico, i padroni e chi non rispetta le misure di sicurezza. E quindi, ma pensiamo che tutto il mondo vada bonificato. Internazionale, direi che passiamo, torniamo al centro di iniziativa proletaria dove faremo l'assemblea operaia. Allora,
se almeno ci sono altre persone che vogliono parlare diranno la loro. Per cui facciamo di nuovo il corteo avanti con gli striscioni come prima.